Diverticoli, cosa mangiare? Una dieta sana ed equilibrata, ricca di fibre, acqua e nutrienti essenziali, può aiutare a prevenire i sintomi dei diverticoli e a ridurre il rischio di complicanze. Vediamo dunque cosa mangiare per prevenire e curare i diverticoli. 1. Alimenti ricchi di fibre. Le fibre aiutano a mantenere le feci morbide e a facilitare il transito intestinale, riducendo il rischio di sviluppare diverticoli e alleviandone i sintomi. L'ideale è consumare almeno 30 grammi di fibre al giorno. Alimenti ricchi di fibre includono frutta, verdura, cereali integrali, legumi, semi e frutta secca. 2. Proteine magre. Le proteine sono importanti per la ricostruzione dei tessuti e la guarigione delle lesioni causate dai diverticoli. Sono indicate in particolare proteine magre, come pollo, pesce, carne di tacchino, legumi e noci. 3. Prodotti lattiero-caseari a basso contenuto di grassi. I prodotti lattiero-caseari a basso contenuto di grassi sono una buona fonte di calcio e proteine, nutrienti importanti per la cura e la prevenzione dei diverticoli. Meglio scegliere prodotti come latte scremato, yogurt magro e formaggio a basso contenuto di grassi. 4. Frutta e verdura. La frutta e la verdura sono ricche di fibre, vitamine e minerali che aiutano la salute dell'intestino e riducono il rischio di sviluppare diverticoli. 5. Bere molta acqua. Anche l'acqua è fondamentale per mantenere le feci morbide e facilitare il transito intestinale. L'ideale è bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. Inoltre si possono bere anche tè e succhi di frutta senza zucchero aggiunto. 6. Alimenti ricchi di potassio. I cibi ricchi di potassio aiutano a ridurre la pressione sanguigna e a mantenere il cuore sano, riducendo il rischio di complicanze associate ai diverticoli. Alcuni alimenti che contengono alte quantità di potassio sono banane, kiwi, arance, spinaci, patate dolci, fagioli e lenticchie. 7. Cibi ricchi di vitamina D. La vitamina D è importante per l'assorbimento del calcio e per mantenere le ossa forti, e aiuta a prevenire le complicanze ossee associate ai diverticoli. Tra gli alimenti ricchi di vitamina D troviamo salmone, tonno, uova, latte fortificato e cereali. 8. Alimenti ad alto contenuto di magnesio. Il magnesio contribuisce a mantenere il sistema nervoso e muscolare sano e aiuta a regolare la funzione intestinale. Tra gli alimenti ricchi di magnesio troviamo noci, semi, avocado, banane, spinaci e fagioli. 9. Cibi con probiotici. I probiotici sono batteri utili per l'intestino che aiutano a mantenere l'equilibrio della flora batterica. Alcuni alimenti ricchi di probiotici sono yogurt naturale, kefir, crauti e kimchi. 10. Oli vegetali. Gli acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6 presenti negli oli vegetali aiutano a ridurre l'infiammazione intestinale e a prevenire le complicanze dei diverticoli. 11. Alimenti con poco zucchero. Il consumo di zucchero in eccesso può peggiorare i sintomi dei diverticoli e causare infiammazione nell'intestino. Meglio quindi evitare preparati ad alto contenuto di zucchero, come dolci, biscotti e bevande zuccherate. 12. Cibi a basso contenuto di sale. Assumere sale in eccesso può causare ritenzione idrica e aumentare la pressione sanguigna, favorendo la comparsa dei diverticoli. Si consiglia di limitare l'assunzione di alimenti salati, come snack, insaccati e alcuni tipi di formaggi. 13. Alimenti poveri di grassi saturi. I grassi saturi possono favorire l'infiammazione nell'intestino e aumentare il rischio di sviluppare i diverticoli. Si consiglia di limitare l'assunzione di cibi ad alto contenuto di grassi saturi, come carne rossa grassa, burro, formaggio e alimenti fritti. 14. Cibi che contengono vitamina C. La vitamina C è un potente antiossidante che aiuta a ridurre l'infiammazione nell'intestino e a promuovere la salute generale dell'organismo. Tra gli alimenti che contengono un alto quantitativo di vitamina C troviamo agrumi, kiwi, broccoli, cavolfiore, peperoni e fragole. 15. Alimenti a basso contenuto di colesterolo. Troppo colesterolo può contribuire a determinare uno stato di infiammazione nell'intestino, favorendo i diverticoli e aumentando il rischio di malattie cardiache. Si consiglia quindi di limitare l'assunzione di cibi ad alto contenuto di colesterolo, come uova e frattaglie. In sintesi, quando si soffre di diverticoli, è importante seguire una dieta equilibrata e ricca di fibre, bere molta acqua e limitare il consumo di cibi irritanti. Inoltre, si consiglia di evitare lo stress, fare attività fisica regolare e di seguire le indicazioni del medico curante. Realizzare questi video richiede tempo e risorse. Se ti va di sostenere il progetto puoi abbonarti o regalarci un super grazie. Te ne saremmo davvero grati. Se hai trovato il video utile, metti un mi piace e condividilo. Se ti va, lascia i tuoi suggerimenti per i nuovi video nei commenti.